Io ho bisogno di pensare. Solo con il dubbio si arriva alla scoperta, all'evoluzione della conoscenza e ha sempre nuove domande. Sono passati 16 secoli, ma lo spirito della ricerca è rimasto immutato. Da allora siamo diventati più bravi per la ricerca. Abbiamo migliorato gli strumenti, abbiamo aumentato le nostre conoscenze di base, ma nonostante tutto rimane un'ansia. Ciò che scoprirò oggi sarà la base di domani. Si apre così la prima edizione del Festival Universitario in Istanno della Ricerca, all'interno dell'Aula Magna del Consorzio Universitario di Caltanissetta. Ad ideare ed organizzare l'evento sono stati i rappresentanti degli studenti dell'Università degli Studi di Palermo, del Polo Territoriale di Caltanissetta, all'interno del Consiglio di Polo, Tommaso Marino e Veronica Sardo, in collaborazione con gli organi accademici del Consorzio Universitario in Istanno. Conoscenza e promozione sono alla base di questo appuntamento che ha voluto fare conoscere i percorsi di studio e le potenzialità lavorative che sul territorio nisseno ci sono ed esistono, guardando anche alle ultime novità in campo di ricerca medica, biomedica ed agraria. Far vedere, fare una presentazione di almeno alcuni temi di ricerca che vengono affrontati dai docenti che insegnano a Caltanissetta. L'iniziativa, devo dire, li ringrazio tantissimo, nasce dai ragazzi che sono rappresentanti del Consiglio di Polo, sono rappresentanti degli studenti nisseni dentro il Consiglio di Polo. È stata proprio una loro idea e lo scopo è far sapere anche ai ragazzi delle scuole, dei licei, che in realtà i docenti che vengono qui a insegnare sono anche ricercatori, cioè fanno ricerca, perché l'università si fonda necessariamente su due grandi pilastri, da una parte la didattica, ma l'altro è la ricerca. Ad intervenire al congresso in videoconferenza anche il rettore dell'Università di Palermo, Massimo Midiri, e sono stati anche gli 8 docenti in presenza ad intervenire con le loro relazioni, ovvero il professore Celestino Bonura, la professoressa Beatrice Belmonte, la professoressa Francesca Toia, il professore Giuseppe Giglia, il professore Vincenzo Lacarruba, il professore Francesco Carfipavia e il professore Francesco Marra, presenti sia studenti universitari che le scuole secondarie di secondo grado del territorio.